stadio che è quello caratteristico di Al-Qaeda del 2001, eccetera, in qualche modo viene poi superato nel momento in cui sulla scena entra ISIS, perché la mancanza di statualità in qualche modo viene superata con la proposizione di un vero e proprio califfato. Ecco, questo è il tema di fondo che investe le relazioni internazionali del XXI secolo e che impone una revisione delle categorie con le quali noi abbiamo analizzato la storia e la politica nel XX secolo, non soltanto sotto il profilo della guerra, di che cos'è la lotta al terrorismo, di che cos'è la sicurezza, ma oggettivamente nel momento in cui il conflitto da est a ovest passa a un conflitto tra nord e sud, questo mutamento investe tutta una serie di temi che sono strettamente correlati. Come si fa a non considerare, ad esempio, in questa ottica, in questo scenario, il tema dell'immigrazione? È evidente che è un tema correlato al conflitto che si viene a determinare tra Occidente e anti-Occidente, e in questo senso evidentemente va letto. Come si fa a non considerare all'interno di questa cornice il tema del gelo demografico in Occidente e della, diciamo tra virgolette, forza di sostituzione che può venire dalla immigrazione e in particolare dalla immigrazione, diciamo così, di matrice musulmana? Come si fa a non considerare in questo tema, in questa cornice, il tema della ricerca di un nuovo equilibrio di welfare nel momento nel quale quello del XX secolo, basato su certi dati di demografici che sono stati completamente stravolti, evidentemente non ci sono più. Questo, diciamo, è il paradigma di fondo di una riscrittura dell'agenda politica che bisognerebbe avere, diciamo, il coraggio di fare. Di fronte a questa situazione il vero problema è che c'è una certa pigrizia da parte delle culture politiche tradizionali, e quindi si preferisce poi dire da noi che le culture politiche tradizionali sono in crisi, che categorie come quelle per esempio di destra e di sinistra non esistono più e che in qualche modo bisogna ragionare in termini molto più contingenti. Francamente, se noi leggiamo questo fenomeno in tutte le sue connessioni, noi scopriamo che al fondo ci sono dei principi che orientano l'analisi, che sono principi immutabili, che si collegano, diciamo, ai fondamenti stessi delle culture politiche. Quello che è cambiato sono i problemi a cui questi principi vanno applicati, e bisogna avere, diciamo così, la forza, il coraggio di farlo senza adagiarsi su vecchie ricette che sono oggettivamente superate. Grazie Gaetano. Hai anticipato in parte un quesito che volevo porre, o meglio, un percorso su cui ti volevo accompagnare, che è proprio quello dell'immigrazione, dei flussi migratori, che è un tema di estrema attualità. Estrema attualità che non viene spesso trasformata in numeri, cioè quando lo si spiega si tende a spiegarlo negli effetti, cioè nelle reazioni di chi riceve, di chi accoglie, ma non si valuta sul lungo periodo e da un punto di vista strutturale quello che è il peso dei flussi migratori. Dobbiamo considerare che nella storia dell'umanità le migrazioni, le grandi migrazioni hanno fatto parte dell'evoluzione della civiltà, hanno anche fatto parte della scomparsa di molte civiltà, perché ad alcune civiltà se ne sono sostituite altre. Noi, guardando in avanti da qui a 20 anni, a 30 anni, dobbiamo considerare, queste sono le valutazioni
né pessimistiche né ottimistiche delle Nazioni Unite, diciamo un approccio realistico. Nel mondo si muoveranno 250 milioni di persone e molti si muoveranno nella direttrice sud-nord. Se focalizziamo, e dobbiamo farlo, la nostra attenzione verso il continente africano, non possiamo che tradurre in parole, in soldoni, quello che avverrà come esplosione demografica. Un'esplosione che in realtà sta già avvenendo, è già avvenuta. Ma al pari di questa esplosione demografica noi abbiamo anche un miglioramento delle condizioni economiche. L'Africa ha un PIL in aumento al 4-6% l'anno, la Nigeria ce l'ha al 6%, eppure la Nigeria è il paese che dà il maggior numero di immigrati che arrivano in Italia. E allora forse c'è qualcosa che non quadra, o non quadra nei numeri o non quadra nella narrativa, perché l'idea, almeno quello che viene trasmesso attraverso i media, è guai a uscire da quel canale del politicamente corretto, è che vi sia una massa immensa di popolazioni che si muovono per necessità. Allora forse, invece che adottare approcci tattici che hanno effetti elettoralmente conteggiabili nell'immediato, quindi adottare soluzioni politiche e tattiche che rispondano alla pancia degli elettori, forse questo tipo di approccio va un attimino accantonato e andrebbe spinto verso invece una reale capacità di vedere al di là e quindi adottare un approccio non solo nazionale ma anche europeo che guardi al fenomeno come qualcosa di strutturale, qualcosa che non si può fermare semplicemente costruendo un muro, ma che deve essere governato e che deve trovare quegli sbocchi di cui necessita anche attraverso il mercato o la possibilità di sviluppare senza le solite forme di assistenzialismo che hanno caratterizzato le politiche degli ultimi 50 anni, dell'epoca postcoloniale, momento in cui l'Occidente si è sentito fortemente in colpa, forse non si sa neanche bene perché, forse non avrebbe neanche dovuto sentirsi in colpa per quello che viene indicato come colonialismo, quando in realtà molti di quei paesi lo sviluppo principale da un punto di vista culturale, tecnologico ed economico l'hanno avuto proprio nell'epoca coloniale o immediatamente postcoloniale. E allora forse sarebbe il caso di guardare a soluzioni che puntino a sviluppare economie in quei paesi in modo tale che i flussi migratori, pur con la consapevolezza che non potranno essere fermati, però possano almeno essere governati e selezionati. Purtroppo l'Italia oggi sta esportando decine di migliaia di cervelli ben preparati sui quali si è investito molto e sta investendo invece o sta importando braccia su cui non si è investito nulla in termini di formazione e che per essere introdotti inseriti nel mondo del lavoro necessitano di ulteriori investimenti. Cioè quindi l'Italia, un po' l'Europa, ma l'Italia in particolare, sta facendo un investimento sostanzialmente a perdere in tutto questo. Bene, allora a questo punto si rende necessario, tu hai detto prima, classe politica caratterizzata da pigrizia. Io aggiungerei anche da assenza di consapevolezza, mi verrebbe da dire, perché forse non vi è la capacità di comprendere, o forse non vi è il coraggio di prendere decisioni che nell'immediato potrebbero non dare risposte, nel giro di una legislatura potrebbero non dare una risposta, ma nell'arco di 20 anni potrebbero dare quella risposta di cui invece noi siamo alla ricerca. E a fronte di questa immigrazione, noi europei, italiani in primo luogo, perché in questo siamo stati in prima linea, prima con un'operazione tutta nostra, che era la Mare Nostrum, con la Mare Sicuro, poi è una Formed con all'interno la ribattezzata missione Sofia, è finalizzata da un lato al salvataggio delle vite in mare, ma formalmente e istituzionalmente anche per garantire la sicurezza delle frontiere dell'Europa, frontiere che erano permeabili, estremamente permeabili e tuttora lo sono, mentre non lo sono quelle terrestri, lo sono quelle marittime. E oggi l'Europa gli europei si pongono la domanda a che cosa serve l'Europa,
a che cosa serve l'Unione Europea se non anche per difendere i confini dell'Europa, ma non difenderli bloccando, ma, come dicevo prima, governando, controllando, filtrando e ricollocando in maniera estremamente adeguata e necessaria, e questo è il punto di vista italiano su cui in Europa forse non si è fatto, non si è detto abbastanza. E a fronte di questa inutilità di un'Europa, come viene indicata da qualcuno, io non condivido, io sono fortemente, fermamente europeista, forse non un'Europa come quella attuale, che sta funzionando poco rispetto ai principi per cui è stata fondata, ma sono fermamente convinto che al di là della politica estera e di sicurezza comune, che sono enunciati teorici, ma dal punto di vista pratico noi abbiamo missioni militari che operano all'estero, ma non abbiamo operazioni militari, cioè non abbiamo uno strumento militare in grado di condurre operazioni propriamente dette, fare la guerra. L'Europa non è in grado di fare la guerra, come non sono in grado di farlo i singoli stati, ed è per questo che noi ci inseriamo all'interno dell'Alleanza Atlantica, che ci garantisce questo cappello di protezione. E allora viene il dubbio che forse insieme agli europei l'Europa stessa non sia in grado di presentare se stessa, di essere efficace, però in parte questa volontà ce l'ha, perché la politica si muove verso l'Europa, si muove attraverso l'Europa e lo fa anche con l'Europa. Bene, tu nel tuo contributo, nella parte principale del tuo contributo, parli di una... Facendo riferimento al passato, a me è piaciuto molto il fatto che la tua origine da storico è stata per me una bella sorpresa, perché anche io, le mie origini sono anche da storico, storico contemporaneo. Quando hai tirato in ballo la questione dello spirito di Monaco, ho subito pensato a fare un parallelo alla situazione attuale, parallelo che poi tu hai fatto nel capoverso successivo, cioè quindi chi legge va immediatamente già a riflettere su quello che può essere la conseguenza del tuo pensiero. Parli di vecchio spirito di Monaco e nuovo spirito di Monaco, che ricordiamolo fu quel momento che anticipò ma non riuscì a fermare la Seconda Guerra Mondiale, quindi un momento storico, storico sociale. A fronte di del passato, di quello che fu lo spirito di Monaco e le occasioni perse dall'Europa allora, quali occasioni si sta perdendo l'Europa oggi? Ma allora, cerchiamo di mettere in fila gli elementi. Il primo, in realtà il problema dell'immigrazione e i numeri che si immaginano possono caratterizzare questo fenomeno nei prossimi anni sono la cosa che più di ogni altra giustificherebbe la creazione di, diciamo così, entità sovranazionali, che giustificherebbe, nel caso specifico, una unità europea, perché gli stati nazionali, sul lungo periodo, non sono in grado di difendere da soli i loro confini. Questo da un punto di vista astratto e teorico, alcuni analisti l'hanno compreso prima che il fenomeno scoppiasse. Se si leggono i libri di Huntington, i libri di Zaslavsky, eccetera, loro dicono che la frattura nord-sud è quella che impone la formazione di stati che hanno grandi masse critiche, quindi di stati che comprendono più nazioni, perché se non si mettono insieme le forze non si riesce a disciplinare il fenomeno. Qual è il problema? Il problema che noi abbiamo di fronte in questi anni è che se c'è una esigenza di carattere teorico di questo tipo, le convenienze, soprattutto le convenienze economiche, si scontano ancora a livello di Stato nazionale. E qui viene fuori, diciamo, la prima falsità da smentire, diciamo la prima ovvietà da smentire, quella che l'immigrazione
è anche una convenienza. È una cosa che per esempio piace moltissimo al nostro presidente dell'INPS, no, che dice sempre questa cosa qui: se non ci sono gli immigrati, chi è che ci paga la pensione? La verità è che le cose non stanno propriamente così, perché se tu prendi un immigrato giovane e magari anche ben formato, questo è una convenienza. Se tu prendi un immigrato nel tuo paese, un immigrato che invece ha 50 anni e quindi diciamo è alla fine della sua attività lavorativa e gli devi pagare la pensione eccetera eccetera, questo è un costo. E se si vanno a fare il calcolo dei costi e dei benefici, ci si accorge che in molte realtà i costi sono più alti dei benefici, ad esempio in Italia. In Germania l'operazione fatta dalla Merkel sui siriani è stata un'operazione giustificata, diciamo, da esigenze nazionali, perché ha preso un pezzo di immigrazione molto compatibile, ben formato e che dava appunto una convenienza. Dunque, noi abbiamo da una parte la necessità di una politica continentale che cerca in qualche modo di disciplinare il fenomeno e difendere i confini. Dall'altra abbiamo invece delle esigenze che si scontano ancora a livello nazionale, ed è la contraddizione tra questi due elementi quello che fino ad ora ha impedito che l'Europa potesse agire, diciamo, all'unisono su questo tema. E le preoccupazioni di carattere nazionale hanno avuto la prevalenza sulla necessità di un'unione sovranazionale. Veniamo in questo senso, veniamo all'Italia. L'Italia avrebbe avuto un vantaggio e uno svantaggio. Qual è il vantaggio? Quello di essere un paese, diciamo, tra virgolette, di giovane immigrazione, che non avendo un impero coloniale non ha conosciuto, diciamo, il problema da un punto di vista, diciamo, storico, e quindi con una profondità di molti anni. Non ha avuto, cioè, diciamo, a che fare col fenomeno immigratorio, così come hanno avuto a che fare con quel fenomeno Francia e Gran Bretagna. Dunque, avrebbe, se fosse stata dotata di una classe dirigente all'altezza, avrebbe potuto trarre giovamento dall'osservazione di quello che è accaduto in quei paesi, dove in realtà alcune soluzioni di fronte al dilagare del fenomeno di questi ultimi anni sono incredibilmente fallite. È fallito il multiculturalismo in Gran Bretagna. Il multiculturalismo vuol dire fondamentalmente il consentire l'esistenza di oasi nelle quali sorge una cultura differente, autonoma, che si autoregola. Perché questo è fallito? Perché questa cosa non ha portato a pacificazione, ma ha portato a conflitto con, diciamo, la dimensione ospitante. È fallito fondamentalmente l'assimilazionismo di marca francese, cioè quella di cercare di riportare all'interno di una cultura dominante, fortemente egemone e veicolata addirittura dallo Stato, diciamo all'interno di una sorta di religione civile, le culture considerate subordinate di chi è arrivato in quel paese. Tutte e due queste soluzioni non ce l'hanno fatta. Questi